Ragazzi, grazie per essere tornati in questo nuovissimo episodio di Yu-Gi-Oh! La Lega dei Duellanti. Siamo al secondo episodio. Oggi, ragazzi, affronteremo la signora Arpia. Signori, buttiamoci subito. Sono un po' assonnato perché mi sono svegliato veramente da poco. Però ho voglia di giocare a Yu-Gi-Oh! Qui ragazzi, come potete vedere, mi sono scordato di attivare la registrazione e quindi l'ho preso in culo per i primi tipo minuto, 1 minuto e 20, e quindi mi sa che ci siamo persi giusto l'inizio, ma a dettagli avevano solo parlato. Ragazzi, sono un mongoloide, è partita ora la registrazione, quindi mi sa che vi avrò tagliato tutto il discorso e vi faccio vedere solo il duello. Allora, vediamo che cosa fa. Ok, neanche tanto. Allora, ha messo questa. Aggiungi un egoista elegante dal tuo deck al cimitero alla tua mano. Durante l'infinito del turno in cui questa carta è stata mandata dal terreno al cimitero, aggiungi fino a 3 carte. Fastidio gli occhi. Allora, attiviamo subito Anfora dell'Avidità. Peschiamo. Ok, questo già mi fa un po' più. Va un po' meglio. Allora, mettiamo una carta coperta. E direi basta. Attacchiamo. Vediamo se si difende in qualche modo. Direi di no. Ha preso un bel po' di danni. Quindi, buono. Allora, ha pescato? No, 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 no. Ah no, cazzo, adesso mi inizia a chiedere no tutte le fottute volte. Oh mio Dio. Distruggi una carta magia dal terreno. Ma io non c'era una carta. Ah, giustamente, ha distrutto la sua per pescare 3 carte. Regina Arpia. Ho pescato 3 mostri. Il che potrebbe essere un problema in realtà. Cambio del turno, però non ho fatto nient'altro. Questo orologio me lo ricordo. Una volta per turno puoi lanciare una moneta e scegliere destra o croce. Fammi leggere. Se indovini, distruggi tutti i mostri naturali del tuo avversario. Se sbagli, distruggerai tanti mostri che controlli quanti possibile. Se lo fai, subisci. Cazzo, raga, questo è un dito in culo, sto mostro. Allora, evoco il drago. E attacchiamo. Ok, no. Attacchiamo. No, basta, raga, con sto cazzo di coso. Allora, attacchiamo diretto. Non ci dovrebbe togliere un cazzo. Perfetto. Scegli come bersaglio. Allora, facciamo così. Attiviamo, dai, su. Me la voglio togliere dai coglioni, raga. L'attiviamo su di lui, così fa 2000 di danni. Perfetto. Diciamo che sta schiattando in tempo record, lei. Siamo a 5 minuti, già sta a 2600 life point. Allora, tutti i nostri di tipo bestia guadagnano 200. Porca puttana. Questa mo sta a 2100, sta Baldrak. Oh cazzo. Perché ne evocata un'altra? Ah, cazzo, le sorelle arpie. Ah, raga, che brutta cosa questa. A parte che io c'ho il Raigeki comunque, quindi dai. Cucciolo di drago, che carino. Allora, mi serve uno forte in questo momento. Lui, per forza. Metto Kunai con catena e uso Raigeki. Perfetto, 1 e 2 via. Battle phase. Perfetto. Gli rimangono 1100 life point. Speriamo che non faccia altro. Così vinciamo easy. No, perfetto, no. Vabbè, attiviamola. Anzi no, 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 non l'attiviamo ancora. Non la voglio sprecare così, senza sapere niente. Distrugge la sua carta magia. No, è trappola. Coglione. Ok. No, che cazzo ha fatto? No, porca puttana. Lo sapevo. Se non mi esce un mostro da mille. Ma che cos'è sto schifo? Che cosa posso fare?
Stregone del tempo, cucciolo di drago, oppure signore delle fiamme, Masaki lo spadaccino. Cucciolo di drago, stregone del tempo, oh mio Dio. Non sapevo esistesse una fusione del genere. Bella. Ed è pure forte, con sti due moccioli qua. Moccioli, che parola è moccioli? Bam, viene fuori un livello 7 devastante. Guarda qua, drago millenario. Tac, abbiamo vinto la partita, raga. No, forse no, non ancora. Sì, scherzavo, posso evocare anche guerriero da battaglia, quindi dai. Attacchiamo con drago del millennio. Bam. Meno 800. E tu attacchi diretto. Signori, abbiamo vinto. Easy proprio, easy. Come ho perso contro un dilettante? Ho cercato di spiegarti che il duello Monster sia più importante di una semplice vittoria. Per essere un vero campione non puoi pensare sempre solo a te stessa. Bam, signori. Damn, bro. Allora, direi che possiamo anche farci attacco dell'abisso, dato che non è durato chissà che il primo combattimento. La potenza del puzzle del millennio cominciò a mostrarsi. Durante i duelli il puzzle energizzava Yugi con la forza e l'anima di uno spirito antico. Yugi iniziò a ponderare sulla situazione, ma un altro problema doveva essere risolto velocemente. Tutti questi duelli mi hanno fatto venire fame. Qualcuno di voi si è ricordato di portare il cibo? Mi dispiace, Joy. Non abbiamo del cibo. Come possiamo continuare il resto della gara senza niente da mangiare? Hai ragione. Non ho visto le bancarelle di hamburger o ristoranti da quando siamo arrivati qui. Sento odori di cibo da quella parte. Seguirono l'odore verso la spiaggia dove videro un fuoco da campo e dei pesci alla griglia. Cavoli, ragazzi, mi piace il pesce alla brace. Che profumino. Scommetto che ha un sapore ancora migliore. Cosa ti fa pensare che questi pesci siano tuoi? Credetemi, mangiamo e poi faremo le domande. I vostri stomachi mi ringrazieranno. Joy corse verso il bivacco. Gio direbbe qualsiasi cosa pur di riempirsi lo stomaco. Alcune persone non hanno assolutamente autocontrollo. Joy salva un po' di cibo per me. Ecco, pure lui. Tristan corse dietro Joy. Non passò molto tempo prima che Yugi e Tia si unirono a loro. Joy afferrò uno dei pesci. Delizioso. Mentre il gruppo incominciò a mangiare il pesce, un giovanotto emerse dal mare con una lancia in mano. Chi lo sa? Rimpinzatevi con il mio cibo, ladri. Questo sarà il vostro ultimo pasto. Sapevo che era una cattiva idea. Come osate rubare il mio pesce, sporchi ladri? È solo qualche pesce. Dei pesci che non vi appartengono, e per rubare un pescatore vi dimostrate di non avere onore. Aspetta un secondo, tu sei Mako Tsunami, il miglior duellante oceanico. E voi chi siete? Sono Yugi Muto, mi dispiace per i tuoi pesci. Tu sei Yugi, l'unico duellante che è riuscito a sconfiggere Saito Kaiba. Che bella sorpresa. Devo chiedere scusa, sono stato scortese. Se siete amici di Yugi Muto, venite a sedervi e mangiate tutto quello che volete. Si sedette intorno al fuoco e ringraziarono Maka e lasciarono l'accampamento. Vi ho offerto la cena, forse tu mi ripagherai con un duello? È un pazzo. No, ma sono un pescatore esperto e voi avete abboccato la mia esca. Esca? Il pesce, ovviamente, vi ho attirato con la mia esca. Va bene, dai, raga, vuole duellare, perfetto, ok. Diciamo che stava andando troppo per lui, 2 minuti di dialogo, che cazzo. Allora, Yami Yugi contro Mako Tsunami. Vai, vinto lui, bastardo. Ok, lui inizia per primo. Finalmente siamo con Yugi, raga. Perfetto. Bello, bello, mi piace. Mi piace. Oddio, terraformare. Umi, ecco chi è che aveva sta carta. Raga, io ce l'avevo con... In real life avevo Umi come carta. Oh, anatema del drago. Iniziamo già molto bene. Allora, peschiamo due carte. Un altro anatema del drago. Mannaggia. No, facciamo così. Spada rivelatrice. E iniziamo un attimo a pararci il fondoschiena. Dato che non possiamo evocare chissà che. Perfetto, lui fa la stessa cosa, si protegge. Ah, lande desolate. Diminuisce tutti i tipo macchina e piro. Allora, posso giocare l'anatema del drago, il che sarebbe ottimo come cosa, quindi sì. Evochiamo l'anatema del drago e possiamo già distruggergli il mega squalo bianco. Cazzo di Buddha, però distruggi anche i tuoi, quindi sei un coglione ritardato.
deficiente. Va bene, ha voluto giocare così, va bene. Allora, peschiamo mammut delle ombre. Allora io faccio così. Questo dovrebbe essere dinosauro, infatti. Evocazione, abbiamo 1004 in attacco. E direi che possiamo attaccarli con 1004. Cos'è? Muro tornado. Attiva solo mentre lui mi è scoperta. Non subisci danno quando ai combattimenti. Su certo quando lui mi lascia il terreno. Figlio di puttana. Ok, questo è l'ultimo turno suo di spada, poi dopo può attaccare un'altra volta. Però quello là è un problema, perché non possiamo fargli danno. Allora, evochiamo anche il demone selvaggio, forse era meglio se lo mettiamo in difesa in realtà. Vediamo quanto ha, 1500, tua madre. No, 1700, cazzo di Buddha. Se non gli distruggiamo quella carta lì è un po' un problema. Facciamolo. Evochiamo Anatema del Drago. Ok. E attacchiamo lo squalo. Perfetto, lui non subisce danno, però è un mostro in meno. Raga, per forza così dovevo fare. Non posso fare altrimenti. Cazzo, mo c'ha 2000 pure lui. Tua madre, la sai? Ok, questo mi piace un botto. L'equipaggio con questa e lui se ne va a fare in culo. Quindi, ok. Ah, ma cazzo, ma è livello 5. Ma dai, ma veramente, raga, Dio santo. Guardiano celtico. Attiviamo l'effetto. Su guardiano celtico. Ah, vedi, vedi, vedi la Madonna. Uscire dal bersaglio. Aspetta. Cos'è che dici? Una volta per turno, quando la posizione di un mostro di tipo roccia di controllo viene cambiata, uscire col bersaglio una carta magia trappola controllata dal tuo avversario e distruggi quel bersaglio. Ah, ottimo. Mostro di tipo roccia che controlli? Perché me la fa attivare? Cos'è? Una carta rapida, raga, devo vedere. Ah no, è una carta continua. Ok. La metto in difesa e gli distruggiamo Umi. E beh. Vai, andiamo. Aspetta, no. Prima lo mettiamo in difesa il guerriero celtico, no? Non voglio subire danni. Appena mi spara, soldato di pietra è morto. Dai, vieni contro soldato di pietra, figlio di puttana. Bravo. Raga, non si è attivata questa però. La posizione di un mostro in controllo viene cambiata. Tecnicamente così è cambiata. Passa a posizione d'attacco. Sì, attiviamo l'effetto di attaccare la luna. Umi, vaffanculo, va. Madò, raga, finalmente. Evochiamo Gaia. Sì, assolutamente. Uno e due. Perfetto, vai Gaia, vai. Adesso vi facciamo vedere noi. Corno dell'unicorno. Gaia. Ah, adesso con 3000 come la mettiamo, figlio di tua madre? Oh, là. Gli abbiamo fatti danni. Oh mio Dio, non ci sto credendo. Al 37esimo turno. No, Umi, un'altra volta. No, raga, no. Stiamo scherzando. Umi, un'altra volta. Mago nero, madonna, mago nero. Allora, l'elfo mistico rimane lì. Assolutamente. Io ora gli faccio piazza pulita di tutto, raga. Non voglio sentire cazzi. Ora gli faccio tutto il male del mondo. Vai, vai. Continua a mettere roba, vai tranquillo. Bella per il drago alato. Perché ha fatto tutta questa cosa figa per il drago alato? Non è tutta sta gran cosa.
Ok, ciao bello. Ah, è 1400 diretti, madò, raga, finalmente. È morto, raga, è morto un botto. Finalmente è morto un botto. A meno che non piazza. Muore quello con attacco minore, coglione. Golem guardiano. La posizioniamo. Perfetto. Battleface. Non hai niente sul terreno, niente. Deficiente, va. 44 turni totali per battere sto stronzo. Non ho parole. E lo uccido anche con la carta del faraone. Vai a cagare. Ti uccido col grande mago nero. Oh, godo. Vai, mago nero, va. Oh mio Dio, raga, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ti saluto, caro amico. Questa storia non è stata facile. Tu sei un grande duellante. Eh già. Modalità sfida abbiamo sbloccato. Booster pack. Bakura. Premio carta, premio carta. DP. Tanta, tanta roba, raga. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. È durato un fottio. Spero di aver tagliato qualcosa per farlo durare un po' di meno. Noi ci vediamo con un prossimo video, spero che questa serie vi stia piacendo, fatemi sapere che vi sta piacendo con un like, ci vediamo al prossimo video.